di scrivere non le andava, era troppo nervosa. Provò a leggere, aveva terminato le Metamorfosi e aveva iniziato il Giobbe di Roth. Per chi l'avesse giudicata dall'esterno, poteva sembrare che avesse scelto la sua piccola biblioteca per la vacanza, seguendo il filo invisibile del senso del destino. In realtà, erano diversi anni che lo voleva leggere. Un suo caro insegnante le aveva detto che lo teneva sempre come un evangelo sul suo comodino. E di tanto in tanto amava leggerne una pagina a caso. Era un inno alla speranza, le aveva detto. Aiutava a capire come la nostra valutazione delle proporzioni sia diversa dalla loro essenza. Ora che gliel'avevano regalato, lo aveva portato con sé in vacanza e ci si accostò, anche se avvertiva, verso questa lettura, un subitaneo senso di dovere più che di piacere. Provò a conciliarsi con il suo stato d'animo attraverso la lettura delle prime pagine, dove si raccontava del maestro ebreo-russo Mendel Singer, di sua moglie Deborah, dei suoi figli e della loro povera vita. Davvero l'inizio era accattivante, con un ritmo lento e malinconico che si confaceva alle segrete pieghe del suo spirito. Ma quella sera il suo spirito era disturbato. Pulsava con un tessuto infiammato, offuscava tutti gli organi del senso. Era come un bambino viziato che frigna perché vuole assolutamente essere al centro delle attenzioni di tutti. E se tutti si stancano di lui, perché è proprio insopportabile, e se provano a lasciarlo in un cantuccio, strilla ancora più forte. E allora non c'è proprio verso di continuare la conversazione. Così si trovava Sandra. Per questo aveva preso la risoluzione di abbandonare la lettura, che a questo punto non aveva più voglia di sciupare, e si dispose ad ascoltare quello che il suo spirito le voleva dire. Lo avrebbe lasciato sfogare questo garzoncello sfrontato e noioso. Una volta riacquistata la calma, avrebbe potuto leggere, dormire, fare una doccia, passeggiare, oppure sedersi sul bordo della piscina ad ascoltare i rumori della notte. Per concentrarsi su di lui, spense la luce e chiuse gli occhi.